stop to watch the flowers bloom. Every day we wait for something new. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Qui ci troviamo a Borgiallo, alla Cascina Maltea, è la nostra azienda agricola di famiglia dove coltiviamo frutta e verdura che poi viene trasformata in laboratorio in conserve. Cascina Maltea è nata nel 1984 con tutt'altre idee e poi si è trasformata nel tempo e dall'iniziale allevamento di capre siamo passati a coltivare frutta e verdura, soprattutto piccoli frutti. Ha mantenuto il nome Cascina Maltea perché a Maltea è la capra che ha dato il latte agli dei, ma anche quella che ha dato a tutti noi la cornucopia dispensatrice di ogni bene, e quindi speriamo che tutti i nostri prodotti siano una dispensa di bene per tutti. Questo è un po' il succo della nostra azienda. Il giardino che vedete a nostre spalle è nato nel 2003 per proprio far conoscere le erbe alle persone in modo un po' particolare, conoscerle legate ai segni zodiacali, legate ai pianeti e all'elemento che governa ogni segno, e conoscerle per poterle usare, utilizzare comunemente nella quotidianità. Erbe semplici dei nostri luoghi, non che non arrivano da chissà dove, raccolte negli anni in montagna o diciamo nei boschi limitrofi, nei prati limitrofi, e portate tutte qua riunite in modo che anche persone che abbiano difficoltà a camminare per più tempo, a muoversi, possano conoscerle da vicino, poterle utilizzare anche loro. Persone ipovedenti che possano toccarle, sentirne il profumo, sentire la consistenza delle foglie, poter camminare in un luogo di pace. Qui siamo nel viale dei gelsi, i gelsi li raccogliamo per fare la composta appunto di gelsi e poi li vendiamo alle gelaterie per fare il gelato. Qui abbiamo i meli e i pericotogni. Questo è il nuovo impianto di More, hanno un anno di età, il primo anno che producono. Sono piante molto vigorose, richiedono molta cura nella potatura, però riescono a produrre una quantità non indifferente di frutta. Sono more domestiche senza spine, maturano scalarmente sulla pianta. Ci sono due varietà, in modo che la raccolta si protrae fra luglio ed agosto. Sono le zucche Hokkaido che saranno pronte da agosto in poi, adesso sono ancora piccoline, sono zucche particolari di cui si utilizza tutto, anche la buccia e i semi. Alle mie spalle l'impianto di mirtilli, questo sono mirtillo americano, hanno 28 anni, quasi 30. Sono mirtilli caratterizzati da un'elevata produttività, anche loro necessitano di una intensa potatura per fare in modo che il frutto diventi di dimensioni appropriate e non vada in sovrapproduzione producendo molti piccoli frutti. Necessitano di acqua, di sole e di molto lavoro nella raccolta. Per il resto non ci sono problemi. Qui abbiamo i filari di fagiolini, di trombette, di zucchine, ciò che coltiviamo adesso ci permette di avere una produzione abbastanza tardiva perché adesso siamo molto impegnati con i mirtilli, ribes, stramponi, la raccolta, e questo invece lo riserviamo per metà estate quando saremo più liberi. Qui ci
ci troviamo nel laboratorio di trasformazione della cascina maltea. Il laboratorio è aperto nel 2004, è stato il primo laboratorio ad aprire in tutto il canavese. Ovviamente all'epoca se ne occupava mia mamma perché ero molto piccola. Io ho imparato da lei sia come si lavora nel laboratorio, quindi utilizzare i macchinari e la strumentazione, e sia le ricette che poi nel tempo ho mantenuto, cambiato, rinnovato e ne ho anche aggiunte alcune delle mie. You think I'd have been Alla base delle nostre composte c'è questo macchinario, un banco multifunzionale, ci permette di concentrare la frutta per le marmellate senza portarla in sovraebollizione e senza portare la caramellizzazione degli zuccheri. Questo vuol dire che la marmellata rimane più buona, di un colore più bello perché appunto non cuoce a lungo, rimane più buona, più bella e mantiene anche di più le proprietà della frutta perché appunto non supera mai i 75-80 gradi, sia durante la fase di concentrazione sia durante la pastorizzazione. Quello che succede in questo macchinario è che la frutta si concentra tramite il sottovuoto, quindi l'acqua in eccesso in cui si possono creare batteri esce da questo tubo. La frutta si concentra, viene poi invasettata con il vasettatrice, pastorizzata e poi viene portata in magazzino e etichettata e venduta. Get lost where no one can find us, nothing to lose. Alcune composte le facciamo con lo zucchero, altre le facciamo senza zucchero aggiunto. Oggi andiamo a invasettare una composta di mirtillo senza zucchero aggiunto. Quando invece facciamo quelle con lo zucchero andiamo ad aggiungere zucchero di canna, ne aggiungiamo il minimo indispensabile, raggiungiamo circa un 28-30% massimo di zuccheri, in questo modo rimane più buona e non troppo zuccherina. A me non conviene personalmente perché ovviamente viene meno prodotto, però rimane molto più buona e quindi sicuramente più di qualità. Una volta invasettato, il prodotto è pronto per essere inserito dentro l'autoclave, dove viene pastorizzato per 4 minuti a 80 gradi. A questo punto poi è pronto per essere etichettato e venduto. Qui ci troviamo nel magazzino dove c'è sia i barattoli che andranno poi utilizzati per i trasformati, sia lo stoccaggio del prodotto finito, pronto per essere etichettato e poi venduto. Benvenuti al appuntamento della cascina maltea, qua ci sono tutti i nostri prodotti che una volta preparati in laboratorio li portiamo nel punto vendita qui in azienda a vendere. Come potete vedere ci sono i succhi di frutta che sono succo e polpa, quindi c'è una percentuale di frutta, una percentuale di acqua e poco zucchero. Facciamo un succo particolare di mirtillo che è puro estratto di mirtillo senza aggiunta né di acqua né di zucchero, ottimo da consumare così ma anche da diluire con un po' di acqua perché trova il gusto troppo intenso. Inoltre facciamo le composte, facciamo composte non confetture quindi hanno poco zucchero e facciamo anche una gamma di composte completamente senza zucchero aggiunto. Facciamo anche alcune composte un po' particolari come il pescamaretti, il mele di querizia, la cotognata che sono prodotti un po' particolari. Poi abbiamo tutta la produzione di conserve di verdura, quindi partendo dall'antipasto piemontese classico proprio la giardiniera, fino alle melanzane, peperoni, zucchine in agrodolce, le trombette, i pomodori verdi, abbiamo fatto anche la cavolata che sono cavoli in agrodolce messi via sott'olio. E poi facciamo anche i sughi per condire la pasta, sia la passata semplice sia quelli conditi con erbe aromatiche, verdure. Abbiamo anche le salse da abbinare con i formaggi che sono prodotti un po' particolari, che normalmente è frutta abbinata con delle spezie e della verdura che sono ottimi da abbinare con i formaggi e con la carne. Sempre da abbinare con i formaggi abbiamo anche la salsa di cipolle in due varianti diverse, la salsa di cipolle bionda che è più agrodolce e invece quella di cipolle tropea che è più dolce. E inoltre facciamo anche il dado vegetale che è ottimo come base per qualsiasi cosa, dai risotti al soffritto a qualsiasi preparato di minestre e zuppe. Facciamo anche la frutta sciroppata, sia castagne, sia ciliegie, pere e pesche. La maggior parte della produzione viene fatta
con i prodotti che coltiviamo qua in cascina. Ricordiamo che la cascina però si trova a quasi 700 metri di altitudine, quindi perciò che non riusciamo a far crescere qua, come per esempio melanzane e peperoni, ci affidiamo ad aziende del circuito Campagna Amica oppure altre aziende del territorio a chilometro zero che conosciamo. Tutti i nostri prodotti potete trovarli qui nel punto vendita aziendale previa telefonata al 340 90 21044. Il negozio si trova a Borgiallo in via Lunengo Cossi 91. Oppure ci potete trovare sui mercati di Campagna Amica il lunedì pomeriggio a Quarnier, venerdì pomeriggio a Rivarolo, oppure il sabato mattina il mercatino dello Zac all'interno del Movicentro di Ivrea. Normalmente tutti gli anni organizziamo almeno tre feste, tre grandi eventi qui in Cascina Maltea. Uno a fine maggio, la festa delle erbe legata al giardino astrobotanico, una a metà luglio che è la festa della lavanda e una a fine ottobre che è la grande castagnata, per terminare poi nel Natale in cui prepariamo cesti, confezioni, di tutto e di più, mentre invece in primavera prepariamo molte bomboniere per chi si sposa, comunioni, cresime, battesimi, eccetera. Vi aspettiamo qua in Cascina. Sempre come diceva prima mia figlia, con telefonando prima per avere un appuntamento. Io vi aspetto sui mercati di Campagna Amica il lunedì e il venerdì.